Una colonnina fotovoltaica per permettere di ricaricare le bici elettriche e i dispositivi in zone in cui la corrente non è fruibile. È stata posizionata a Esine, nella zona industriale della frazione di Plemo, la prima torretta energetica, un passo in avanti verso il cicloturismo sostenibile all'insegna del rispetto dell'ambiente, ma anche un primo passo verso l'istituzione di una rete di colonnine sparse su tutto il territorio camuno. L'obiettivo è quello di far conoscere meglio il nostro territorio, perché appunto la nostra pista ciclabile ci raccorda con la pista ciclabile di Val Camonica. Vorremmo far conoscere più il nostro territorio, dando anche delle opportunità ai nostri esercenti di vendere i propri prodotti. Stiamo cercando di creare un turismo alternativo, che è quello che dobbiamo puntare a fare per cercare di incentivare le persone ad andare in bicicletta, perché andare in bicicletta alla fine è salute e porta ad una serie di cose positive. La torretta dotata di prese a cui attaccare i dispositivi permette di caricare in contemporanea tre e-bike. Il sistema è autonomo con la presenza di una luce arancio ad indicare il corretto funzionamento, un progetto nato in collaborazione con la società Q-Bike. Il concetto di base è quello di produrre energia tutto il giorno, da quando c'è il sole a quando tramonta. In questo modo io riesco a avere abbastanza energia per caricare anche 10-20 biciclette in un giorno, ovviamente in un giorno di sole. Successivamente faremo anche in alcuni posti dove, in alcuni punti dove vale la pena farlo, anche delle webcam che quindi permettono di far vedere il territorio. Il comune di Esine ha recentemente avviato una collaborazione con l'associazione Bikers Camuni, volta a creare una corretta mappatura di sentieri per la discesa. Il nostro intervento sarà quello di andare a visualizzare la situazione dei sentieri, lo stato, e classificare la difficoltà dei sentieri per fare una cosa specifica. Una persona che arriva vedrà i vari livelli di difficoltà e riuscirà a capire quale fa il suo caso. L'obiettivo è quello di far crescere la nostra Valle Camonica, soprattutto sotto il punto di vista del cicloturismo, che crediamo sia il futuro e possa aiutare comunque a crescere sotto ogni ambito, che sia economico che turistico, la nostra valle.